Bene, gatto, buon sognato. E allora, oggi facciamo oggi una ricetta chiamata filetto tartare. Una ricetta chiamata filetto tartare. Ma questo è un piatto antico, ma antico, proprio più antichi di me, eh? Che nel ristorante è stato proprio messo da parte, che non si fa più come una volta, come si dice, che è stato messo in come si dice, mangiatoia, no? Quando uno si dimentica una cosa, come dimentica tutto, no, è stato dimenticato. Io penso che i nuovi cuochini, io penso che non la conoscono, perché forse non hanno avuto la fortuna di vedere il suo piatto. Comunque, prima prendiamo della carne, così, vedete? La facciamo a strisce, così. Perché ora questa carne la dobbiamo tritare a coltello, perché questo è un piatto tartara. Non lo so se sono turche, se sono turche, se sono russe. Comunque, questo è un piatto francese, un piatto francese, perché i tartari erano i guerrieri, no? Erano i guerrieri. E quando andavano a cavallo, picchiavano un pezzo di carne dura con i balatoni. E stai mettendo tutta la sera, mamma mia, a cavo e cavo, ci addiventava a così, bella e morbida e tenera. E che c'è tutto pure scusso, per noi tu tartaro, e quando uno un salava, dice, ma perché un tuo avere il suo tartaro che hai? Questo per noi è un tartaro. Comunque, adesso il tempo che tritiamo di questa carne con il coltello, questa viene tritata così, no? E dopo vi faccio vedere ancora un passaggio. Asciutiamo e ci vediamo dopo. Questa è la carne già tritata, vedete? Con il coltello. Con il coltello. Ora noi facciamo tipo un hamburger così, e non ci mettiamo per il momento né sale e né pepe, perché c'è un motivo che dopo vi spiego. Ecco, così. Mettiamo così e la mettiamo nel piatto, così. Ecco. Ora noi andiamo a prendere i condimenti che ci dobbiamo mettere, vedete, così, e vi faccio vedere ancora un passaggio. Vedete? Asciutiamo e ci vediamo dopo. E allora, e ci mettiamo l'uovo così. Questo è il tollo d'uovo, come il tollo, il tollo d'uovo, ce lo mettiamo qua nella carne, così. E non abbiamo messo né sale, né pepe e né niente, che dopo vi spiego il motivo. E voglio risalutare a un ragazzo, è un genio di Volte, di Genova Volte, e non mi ricordo come si chiama, di Pizzocchi, forse. Comunque, ciao, e salutiamo pure a Gabriele Vettori di Fagarazzi. E allora, i condimenti sono così: capperi, vedete, sono capperi, un pochettino di capperi, così. Tritate pure piccole piccole. Ora i condimenti noi cerchiamo di farlo forse originale, forse originale, i condimenti che ci stanno adesso. Poi ognuno fa come vuole, quello che ci vuole mescare ci mesca. Io sto facendo questo piatto perché è stato messo, perché ho letto il libro. Né dimenticatoio, giusto? Né dimenticatoio. Comunque, e ci mettiamo, guardate qua, buccia
di limone, così, vedete? Ecco. E lo mettiamo qua, così. Ecco, così. Dopo ci trovo così. Questo lasciamolo qua, così. Ecco. Dopo un pochettino di ci trovo così, guarda. Sempre piccole, piccole. Così. Piccole, come abbiamo fatto i capperi, così. Ecco. Mettiamo sempre la buccia di limone, così. Mettiamo qua così, acceleriamo, sennò. Ecco qua. E la mettiamo qua, così. Dopo ci mettiamo pure un pochettino di prezzemolo, che già l'abbiamo ritratato prima, così. Ecco, e adesso dobbiamo ritratare una cipolla piccola piccola per metterla sempre là. Asciutiamo e ci vediamo dopo. E allora, questa è la tartara come si faceva una volta, la tartara come che si faceva una volta nel ristorante Uncinano Stellate. Erano di prima, di seconda e di terza. Ora si chiamano stellati. Viene il cameriere, la tartara è carne cruda, come ho fatto io l'irritata, perché i cavalieri l'irritata, se la mettevano su tutta la sera, e ci diventava le cose. Poi è venuta la Francia, si è preso la carne e ha fatto questa tartara con questi ingredienti. Il cameriere se lo mette in sala il piatto, così, che c'è gli do. Davanti al cliente ci condisce la carne, che c'è la mescola con l'uovo, con i capperi, i sottoli di cipolla e prezzemolo, e poi aggiunge, perché io non ho messo né sale né pepe, perché poi lo mette in sala. Aggiungere un pochettino di Worcester, così, e un pochettino di senape, e viene fatto tutto un lavoro, manicolazione, insomma, tarramanare e bello sciolto. Il cameriere veniva servito così dalla cucina, e i camerieri, il chef Rango, i mezzatelli, se lo portavano in sala e facevano la lavorazione. Cameriere, però, attenzione, no, ora che portano tutto impiattato a tavola, primo e secondo, e si chiamano i camerieri. Attenzione, io non voglio offendere a nessuno. Stiamo parlando come viene la lavorazione ristorante, perché è come una lavorazione. E allora, il filetto tartara è pronto e pesato. Bene, a tutte l'ho sognato. Speriamo che mi sono spiegato come un libro stracciato. Bene, a tutte.